Un saluto a tutti gli amici di Mille un'avventura. Eccoci di nuovo sulla serie sulla programmazione di videogiochi in due dimensioni in JavaScript. Questa volta le avventure di questo canale si svolgeranno su un oceano con navi pirata che lo solcano. E infatti continueremo a provare a programmare in JavaScript un gioco che contiene delle navi. Infatti, come avete visto in qualche video precedente, ci sono alcuni siti che gratuitamente rendono disponibile della grafica per videogiochi e ci sono sul sito di Rainer's Tilesets delle navi, dei velieri molto belli e loro ho pensato di utilizzare questi, e vi faccio vedere ora un'anteprima di quello che comparirà in questo gioco. Quindi non guarderemo più di tanto il codice sorgente, ma daremo un'occhiata alle immagini che saranno utilizzate. Per esempio, ecco qui vedete c'è un veliero in varie posizioni. Ecco, stiamo sempre trattando di videogiochi in due dimensioni, perciò non sono videogiochi in tre dimensioni con un modello che può essere visualizzato mediante una camera da vari punti di vista, ma la grafica viene pre-renderizzata come appunto in questo caso. Uno stesso modello, magari ingrandiamolo un po' se riusciamo, eccolo qui, ecco qui si cominciano a notare i pixel, uno stesso modello viene rappresentato in un'immagine appunto di grosse dimensioni secondo vari angoli, e questo consente poi, visualizzando il veliero sullo schermo, di consentirne appunto, permette la rotazione di questo oggetto. Perciò lo potremo vedere di lato, in diagonale, di fronte, andiamo un po' più giù, vediamo se si vede, ecco qui di dietro. Il retro e l'altro fianco, quindi un giro completo di 360 gradi di questa immagine. Ecco, rimpiccioliamola, vediamo quali altre immagini ho preso. Ecco, qui c'è una nave un po' più piccola con le vele scure, anche questa ruotata di 360 gradi per un totale di 32 immagini. Ecco qui invece un veliero con anche questo più piccolo con le vele bianche. Ecco qui una nave pirata con le vele scure. Ecco, nero su nero si vede poco, ma quando rappresenteremo questa nave sul mare si vedrà molto meglio. Quindi abbiamo a disposizione per questo gioco ben quattro tipi di navi diverse. E vedremo nei video successivi come sarà possibile farli interagire, creeremo una sorta di battaglia navale. C'è anche questa immagine che useremo per rappresentare la superficie del mare. Perciò abbiamo raccolto queste 5 immagini in totale e ho già cominciato a preparare una prima bozza del codice che può essere utile per appunto visualizzare questa battaglia navale. Non c'è ancora la logica della battaglia, c'è solo la parte che visualizza un certo numero di navi, mi sembra una, vediamo un attimo quante ne ho messe, dunque dov'è? Non lo trovo, ecco una trentina, 30 navi compariranno sullo schermo e potete, nella descrizione di questo video, scaricare il codice sorgente attuale che rappresenta appunto solo queste navi sullo schermo. Non c'è ancora, ripeto, la logica del gioco. Noterete quando darete un'occhiata a questo codice che sono presenti tante parti ricavate da Star Cleaner, il gioco che abbiamo realizzato in precedenza, sempre in questa serie sui videogiochi in due dimensioni e la loro programmazione. Infatti, noterete
la funzione load BMP data, il punteggio massimo raggiunto, il titolo, cioè ci sono tanto codice presente in questa demo è ripreso dal vecchio gioco, quindi ho scritto in effetti pochissimo, ho solo adattato alcune parti. E infine, prima di vedere l'effetto finale di questo codice, si può vedere che è necessario, eccolo qui, ecco, una prima parte di questo codice, questa parte qui, come vi spiegherò in un futuro video, si occupa di rappresentare il fondo marino, o meglio, la superficie del mare, mettendo assieme una serie di quelle immagini che avete visto prima. Ecco, questo quadrato viene accostato per formare la superficie del mare che noi appunto vedremo sullo schermo. E per fare questo il codice, quello che vedete qui, appunto ve lo spiegherò in un altro video. Qui sotto invece tutto questo lungo codice così complicato, vedete quante variabili per capirci qualcosa ho dovuto definire, servono per recuperare dalle immagini delle navi, prendiamo per esempio questa, i singoli frame di questa animazione. Questa che vedete complessivamente è l'animazione di un'intera rotazione di questa nave e per poter visualizzare sullo schermo la rotazione bisogna ritagliare le singole immagini conoscendone appunto la dimensione e la posizione da quest'unica immagine. Così facendo avremo a disposizione da quest'unica immagine i singoli frame della nave da rappresentare sullo schermo. Questo perché, per risparmiare un po' di memoria, visto che questi giochi vengono eseguiti in un browser, quindi più velocemente si caricano attraverso internet, meglio è, si è preferito compattare tutte queste immagini in un'unica, tutti questi frame in un'unica immagine, tagliando i bordi che normalmente sarebbero presenti in immagini di forma quadrata. Infatti, se scaricate da Reiners Tilesets questa serie di frame, vi arriverà scaricandola una serie di immagini 128x128 pixel. Quindi c'è tutto un bordo intorno necessario per centrare l'immagine nel suo frame. Ecco, questa invece è stata compattata eliminando tutti i bordi che avrebbero occupato inutilmente me memoria. E dopodiché, che cosa si deve fare? Ecco, vedete questo altro file scritto in JavaScript. Bisogna conoscere la posizione di tutti questi frame per poterli poi, grazie al codice che ho evidenziato, ritagliare per renderli poi disponibili quando verrà eseguito il gioco. Ecco, vedete quindi che le cose si fanno decisamente molto più complicate, però una volta scritto questo codice di caricamento, di queste navi, conoscendo appunto, i dati sia per il galeone bianco che per il galeone, con le vele nere e così via, per le due navi con le vele bianche e le due vele nere, tutti questi dati appunto sono conosciuti, basta caricarli una volta all'inizio del gioco e creare le immagini che poi verranno utilizzate. Ecco, quindi non mi soffermo oltre su questo e una delle prossime volte vedremo come questo codice può essere reso più interessante introducendo la logica del gioco. E quindi cannoni che sparano, proiettili che colpiscono navi, navi che affondano. Per il momento, come vi dicevo, il codice che ho scritto non fa altro che caricare la superficie del mare e mostrare una trentina di navi che ruotano sullo schermo con l'animazione che le consente di ruotare intorno al proprio asse. Vediamo com'è l'effetto. Ecco qui, vedete come nel gioco precedente, come in Star Cleaner che abbiamo visto
Nei precedenti video compare il punteggio qui in alto, il punteggio più in alto qui sotto all'immagine della webcam e compare il titolo Naval Battle, un titolo molto originale, Click to Start. Ecco, qui semplicemente noi vediamo una trentina di navi sparse casualmente per lo schermo che stanno ruotando su se stesse, grazie al fatto che tutti questi frame sono 32 frame che consentono una rotazione completa dell'immagine della nave, senza ruotare lo sprite come invece facevamo nel precedente gioco. Ora qui vedete che le navi non sono state ordinate correttamente. Questa nave che figura più indietro su questo mare, in realtà quando ruota si sovrappone a quella che dovrebbe essere più vicina. Perciò ho solo visualizzato casualmente queste immagini sullo schermo senza tenere conto di eventuali sovrapposizioni. È stata solo una prova per vedere se l'animazione della rotazione funziona. Poi possiamo vedere, insomma, come facevamo nei primi tentativi con Star Cleaner. Vedete che col mouse posso guidare questa nave qui. Ovviamente non sarà questo è il modo di pilotare la nave nel gioco vero e proprio, ma questa comunque è una prova. Ecco, vedete, se le metto in questa posizione, la sovrapposizione è corretta. Se invece metto la nave che guido io in questa posizione, si vede che c'è qualcosa che non va. La nave, che dovrebbe essere occlusa invece è sovrapposta. Quindi è proprio una prima verifica se il codice per verificare appunto se il codice di caricamento di queste immagini funziona oppure no. Ecco, vedete anche che l'animazione è abbastanza fluida, pur essendo una trentina di navi, non si notano rallentamenti di sorta, a parte il rallentamento dovuto alla trasmissione in diretta su Twitch, che quindi dovrete provare il gioco per conto vostro, o meglio questa demo per conto vostro, per vedere se sul vostro computer risulta fluida oppure no. Ecco, proviamo a fare solo una cosa, poi chiudiamo qui con questa anteprima. Proviamo ad aumentare il numero di navi e arrivare per esempio a 60. Vediamo un po', ecco il numero massimo di navi, forse il codice non si vede abbastanza. Ecco, il numero massimo di navi è indicato qui. Vedete, Max Ships, ci mettiamo 60, salviamo. Aggiorniamo la pagina e vediamo quello che succede. Dovrebbe andare un po' più a scatti, e invece no, è ancora piuttosto, anzi decisamente fluido l'effetto. Non si nota alcun rallentamento, nonostante adesso siano ben 60 navi sullo schermo che ruotano. Notate anche che il mare, ecco, c'è l'animazione del mare, cioè sta muovendosi questa serie di onde verso in alto a destra, verso questo angolo. Non ho inserito un'animazione per le onde perché non ho trovato uno sfondo adatto, quindi ci accontentiamo per il momento di avere questo mare che fluisce verso il bordo in alto a sinistra, non a destra. Ecco, proviamo, esageriamo ancora, mettiamo qualche nave in più e poi chiudiamo qui questa anteprima. Mettiamo 120, facciamo 200 navi. Si dovrebbe riuscire a vedere un minimo di rallentamento perché il codice non è ottimizzato e 200 navi da visualizzare sono parecchie per questo codice. Ecco, direi che come effetto è ancora fluido, decisamente fluido. Proverete a scaricare la demo qui sotto nella descrizione con il collegamento qui sotto. E proverete se sul vostro computer è altrettanto fluido, anche se sono ben 200 navi. Sul mio tablet, in effetti, non noto rallentamenti di sorta, e quindi su un computer davvero di basso livello, visto che si tratta di un tablet, di poco prezzo. Va bene, allora vi lascio con queste navi che ruotano su questa superficie del mare. E vi do appuntamento a un prossimo video in cui spiegheremo soprattutto la logica del gioco. Diciamo così che il codice di caricamento non è così interessante, mentre è più interessante vedere
come queste navi possono muoversi sullo schermo, come si può realizzare una, diciamo così, intelligenza artificiale delle navi pilotate dal computer, come gestire gli spari, dei cannoni, i proiettili e le navi che affondano. Ma tutto questo sarà oggetto di un prossimo video. Vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando appunto alla prossima. Ciao a tutti!